Piero Chiambretti, dopo anni di assenza, fa il suo ritorno in Rai e si racconta a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. In un'intervista piena di dichiarazioni controcorrente, Chiambretti parla della sua scelta di tornare alla Rai e della situazione attuale dell'azienda. Ma non mancano momenti esilaranti e confessioni intime sulla sua vita privata. Un ritorno che suscita curiosità e promette emozioni. Il ritorno di Piero Chiambretti in Rai rappresenta una scelta controcorrente rispetto ai suoi colleghi. Nonostante la situazione delicata dell'emittente, il conduttore ha deciso di tornare nel luogo dove ha cominciato la sua carriera. In un'intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, Chiambretti ammette che la Rai si salva da sola, ma si dice contento di trovarsi in una situazione già precaria prima ancora di cominciare. Questa decisione insolita dimostra il coraggio e l'indipendenza del conduttore, che desidera chiudere nel posto dove tutto è iniziato. Le dichiarazioni di Chiambretti sulla situazione attuale della Rai. Chiambretti, durante l'intervista a Belve condotta da Francesca Fagnani, si è espresso sulla situazione attuale della Rai. Pur riconoscendo che la situazione è delicata e che la Rai si salva da sola, il conduttore si è detto contento di trovarsi in una situazione già precaria prima ancora di iniziare. La giornalista ha poi chiesto se l'addio di Amadeus lo preoccupasse o se fosse un modo per liberare spazio, e Chiambretti ha risposto che se qualcuno decide di andarsene ci sarà sicuramente un motivo, lasciando ai diretti interessati valutazioni sul libero pensiero o mercato. Inoltre, Chiambretti ha fatto delle battute esilaranti sulla vita privata, compresi racconti intimi e momenti divertenti. Confessioni intime e momenti esilaranti. La vita privata di Chiambretti. Durante l'intervista a Belve, Piero Chiambretti si è lasciato andare a confessioni intime e momenti esilaranti della sua vita privata. Ha raccontato delle terapie sessuali di gruppo degli anni 70 e delle sue disavventure con il Viagra. Tra i ricordi più piccanti, ha svelato un episodio di ménage à trois con due uomini e una donna, con tanto di dettagli sulle dinamiche del momento. Nonostante l'argomento sia delicato, Chiambretti ha affrontato la conversazione con ironia e senza tralasciare particolari. Queste confessioni hanno reso l'intervista ancora più divertente e hanno permesso ai telespettatori di conoscere un lato più intimo del conduttore. Il ritorno di Piero Chiambretti in Rai è stato caratterizzato da dichiarazioni sincere e momenti divertenti, che hanno reso l'intervista a Belve un'esperienza unica. Le sue confessioni intime hanno suscitato curiosità e interesse, mentre la sua visione sulla situazione attuale della Rai ha fatto riflettere. Ma ci chiediamo, quali saranno gli effetti di questo ritorno in controtendenza per il panorama televisivo italiano?